Oggi siamo qui, vi spiegherà un attimino come funzionerà la giornata Francesco che l'ha organizzata. Francesco Palazzo, che appunto io Quella gli do di la oggi nel parola. territorio di Alcamo è stata una giornata dedicata alla natura e all'ambiente, dalla montagna al mare, con un momento di raccoglimento per gridare in silenzio un forte no agli incendi dolosi. L'evento, intitolato Aspettando la schiusa, è stato organizzato dal WWF Sicilia Nord Occidentale. L'occasione per questo evento è stata data dalla deposizione delle uova da parte di due tartarughe marine Caretta Caretta nella spiaggia di Alcamo Marina, in località Battigia il 21 giugno e le località Dune del Calatub il 14 luglio. Sono previsti più eventi, non soltanto oggi, ma anche nelle prossime giornate. Ad Alcamo Marina, per proteggere questi nidi, il WWF si avvale della collaborazione di Rotary Club Italia e Fare Ambiente. Il WWF stesso annuncia intanto anche un altro evento per il quale intende aggregarsi con tante altre associazioni, in prima linea Lega Ambiente Sicilia, GESCI, ANCI Sicilia, FLAI CGL Sicilia e Coldiretti Sicilia per domenica prossima, 9 agosto alle ore 17, la passeggiata contro gli incendi che si terrà sul Monte Cofano con ingresso dalla riserva lato Custonaci. Come affermano intanto sia il presidente Ciulla che il consigliere del WWF Sicilia Nord Occidentale Francesco Palazzo, fino a ieri sera era in dubbio la possibilità di organizzare questo evento sul Monte Bonifato a causa di una possibile allerta della Protezione Civile per il gran caldo. Alla fine è stato deciso di svolgere la manifestazione con alle 10 un incontro al parcheggio Funtanazza sul Monte Bonifato per avviare un'escursione guidata nella sua riserva naturale Bosco d'Alcamo con momenti di sensibilizzazione contro gli incendi. Certo è che Monte Bonifato non si presenta attualmente nel migliore dei modi, la riserva è in stato di abbandono in attesa che si possa trovare una soluzione concreta in riferimento alle possibilità di gestirla al meglio. Come vediamo, l'area picnic attualmente non è fruibile, anche se qualcuno va comunque ad utilizzarla. Vediamo in che condizioni però si presenta l'area picnic all'interno della riserva di Monte Bonifato. Già sai che non ci sono i fermi. E andiamo allora a vedere come si è sviluppata questa giornata. Intervenzione degli incendi, con operazione di intelligence, con operazione di controllo quando scatta l'alert meteorologico, andare a presidiare. Non è un caso che il WWF abbia voluto avviare questa speciale domenica gridando in silenzio, come dice infatti, un forte no agli incendi dolosi. Prima della partenza, infatti, è stato effettuato un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti degli incendi: mammiferi, rettili, insetti, uccelli, alberi, piante, anche loro esseri viventi che hanno gli stessi diritti alla vita come l'uomo. Gli eventi del WWF tendono a sensibilizzare i cittadini rispetto della natura, creando le condizioni affinché l'uomo possa vivere in armonia con tutti gli esseri viventi del nostro pianeta.
grazie a tutti. WWF in prima linea, più nello specifico WWF Sicilia Nord Occidentale, per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente. Qui sul Monte Bonifato, nella riserva naturale orientata a Bosco d'Alcamo, prende vita una giornata che è dedicata proprio a queste attività di sensibilizzazione. Abbiamo qui con noi il presidente del WWF Sicilia Nord Occidentale, Pietro Ciulla, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Sì, questa è una giornata, diciamo, a 360 gradi, perché oggi faremo sia montagna che mare. Sul lido di Alcamo ci sono due nidi di tartarughe, Monte Bonifato è sempre un posto splendido da visitare, quindi abbiamo pensato di dedicare una giornata interamente, diciamo, alla natura, sia quella che c'è in montagna che quella che c'è a mare. Quindi faremo una escursione abbastanza leggera, visto il caldo, viste le temperature alte, un'escursione qua a Monte Bonifato. Dopodiché, nella seconda parte della giornata, ci sposteremo sulla spiaggia e presideremo i nidi di tartarughe, faremo un po' di educazione ambientale nella spiaggia, faremo un po' di raccolta di plastica e di rifiuti, e intratterremo la gente, sia i nostri che speriamo tanta gente locale, sulle problematiche ambientali. Occorre, è necessario, anche visto un po' l'andazzo della situazione, visto che continuiamo a rilevare le spiagge sporche, purtroppo anche per la superficialità di tanti cittadini che magari in buona fede, con tanta nonchalance, abbandonano i rifiuti a mare e sulla spiaggia. Visto il problema gravissimo degli incendi che per ora sono a ripetizione, avvengono in tutta la Sicilia, quindi ancora una volta ci stiamo rendendo conto che occorre continuamente essere presenti sul territorio e cercare di sensibilizzare la gente, perché le vie fondamentali sono due: la sensibilizzazione e la crescita della cultura civile ed ambientale, perché io sempre dico, senza la legalità, senza il senso civico, non c'è ambientalismo. E l'altro pilastro è quello, diciamo, di stimolare le istituzioni a fare il loro dovere nel modo più efficiente e puntuale possibile. Quindi sempre su due pilastri noi agiamo, sempre su due vie: la gente e le istituzioni. Quindi il WWF si caratterizza proprio per questo. Tra l'altro, a proposito, ci sono dei problemi per quanto riguarda la gestione di questa riserva di Monte Bonifato. Ci sono problemi alla gestione della riserva di Bonifato, ma anche tutte le gestioni, le gestioni delle riserve in genere sono per ora problematiche, quindi a maggior ragione bisogna essere presenti, diciamo, per cercare di proporre la nostra cosa ed essere ascoltato. E nel frattempo, purtroppo, assistiamo a questo incendio nella periferia est di Alcamo. Abbiamo il piacere di presentare a tutti i soci c'è il nido di tartarughe che c'è ad Alcamo Marina, e ci sono altri due nidi qua nei dintorni, uno spostato verso la zona di Alcamo e uno a Trappello. Ciò che sta a significare? Sta a significare innanzitutto che il nostro mare mediterraneo è un mare che ancora si può salvare, perché quando ci sono le tartarughe significa anche che c'è una
uno stato dal mare che è ancora esercitabile. Eccoci quindi ad Alcamo Marina, in uno dei due nidi che qui nel territorio di Alcamo sono custoditi grazie al WWF e ad altre associazioni, ad altri volontari che si stanno adoperando appunto per tutelare queste aree da proteggere. Allora, questo è il nido che si trova in località Battigia, ce n'è un altro in contrada Calatubo, precisamente Dune del Calatubo, e sempre qui nel Golfo di Castellammare un altro ancora è stato trovato a Trappeto. E per quanto riguarda Alcamo Marina, questo in contrada in località Battigia il 20, nella notte tra il 20 e il 21 giugno, poi l'altro in contrada Calatubo il 14 luglio. E allora, andiamo a capire un po' intanto con Francesco Palazzo, che è consigliere del WWF Sicilia Nord Occidentale. Che tempi si prevedono per la schiusa intanto di queste quasi 100 uova, così ci avete detto, di tartaruga caretta caretta, tartaruga marina, che si trovano custodite proprio qui sotto la sabbia? Esatto, allora, siamo quasi gli sgoccioli della prima tappa, perlomeno gli studi dicono che dai 45 ai 90 giorni ogni giorno è buono affinché la schiusa possa avvenire, quindi giorno 5, mercoledì, scade, possiamo dire, il primo traguardo, quindi inizia il countdown, ogni notte è buona per nidificare. E come vedete ancora c'è il recinto, che verrà comunque tolto fra qualche giorno, verrà fatta una nuova recinzione di protezione che porterà poi una strada, posso dire un'autostrada per le tartarughine verso il mare. Verrà levata anche la rete proprio per agevolare le tartarughine a nascere. Quante sono? Diciamo un centinaio, ma possono essere anche qualcosa di meno o qualcosa di più, poi lo scopriremo al momento in cui la schiusa terminerà. Dall'ultima nascita poi andremo a contare 5 giorni. Da quel momento, se non nasce più niente, andremo ad aprire il nido e quindi a vedere se ci sono ancora tartarughe sotto la sabbia oppure no. E quindi direi che manca a me abbastanza poco, quindi tutti ormai sono, vedete qua, molto attenti proprio ad osservare il nido.